Gianmaria è appena sceso da cavallo, è finita adesso la settimana di prove, una settimana di prove che è partita in maniera travagliata con la famosa e nota storia dei cavalli, che è proseguita forse un po' rallentata dalla lizza che è stata sempre molto allentata dal meteo. Sì, i primi giorni fino a che non è uscito il sole, se, prima parlo della lizza, era appunto allentata, un po' troppo morbida sotto e i cavalli un po' faticavano oppure ogni tanto inciampavano. Ora con oggi, spero anche i prossimi giorni di sole, il problema dovrebbe essere risolto. Quello dei cavalli ormai è storia nota, siamo già oltre, nel senso che ci siamo già organizzati, anzi sono finite le prove, quindi questo è un problema che ci siamo messi alle spalle. Dal punto di vista tuo personale, la settimana è andata molto bene, c'è stato quel piccolo incidente che ti ha visto protagonista quando ti sei girata la sella in pratica, ma anche quello probabilmente è dipeso forse da una buca sulla lizza. No, assolutamente, semplicemente che cavalli nuovi non si conoscono spesso anche le conformazioni. La sella, diciamo la tenuta della sella laterale spesso dipende dal garrese del cavallo. Quello era un cavallo con poco garrese, bastava un pettorale oppure stringere un po' di più, non era lento ovviamente, insomma, però comunque niente, anche quello è un episodio di poca conoscenza dell'animale, può capitare perché noi siamo venuti qui a scoprire questi cavalli. Comunque per sabato sera avete già le idee chiare con quali animali verrete in piazza? Sì, io personalmente sì, ho trovato questa cavallina che è Cecile, devo ringraziare Thomas Tanganelli e la scuderia della Fogliarina che ci hanno fatto il piacere di darci. Io mi sono trovato molto bene tutta la settimana, non ho ovviamente dubbi.